grossa tragedia, sì, mi dispiace. Mi dispiace perché Figaro, poverino, un bambino di 10 anni, cioè, è brutta una situazione così. Mi dispiace. Per lui, per la famiglia. C'era il classico cassonotto giallo, quello per depositare i vestiti dismessi, ok? E proprio quella signora lì, lei aveva parcheggiato la macchina qui dentro e praticamente nell'andare a prendere la macchina ha detto che ha visto sto, sembrava delle gambe, sembrava tipo una bambola, ok? Sai, roba di straccia, si butta lì. In realtà poi avvicinandosi hanno capito che era un bambino, insomma. Incredibile, altro che incredibile, insomma. Tante volte gli dici, signore, dove è andato a finire, come possono succedere queste cose qua, però purtroppo succedono. Beh, lo vedevo sempre in giro messo male, che andava sempre a piedi scalzi, lo vedevo anche una volta, l'ho visto tipo vicino al Pozzoli, più in là, che camminava per strada proprio sulla ghiaia, con i piedi scalzi, non l'ho mai visto messo bene. Insomma, mamma, boh, la vedevamo sempre in giro, però si occupava più delle due bambine piccole. I bambini li vedevo sempre in giro da soli, l'ho visto poche volte insieme. Sempre da soli, anche la notte tardi magari in giro. Non avevano regole comunque, non avevano disciplina per niente. E si vedeva che erano in difficoltà, però cioè sta cosa che è successa ieri non me l'aspettavo sinceramente. Abbiamo visto la notizia perché abbiamo guardato su internet e dopo siamo venuti a scoprire che era lui. Ho saputo stamattina dalla figlia che c'è stato questo dramma, ieri sera alle 8, sì. Lei l'aveva mai visto questo bambino? No, probabilmente a vederlo lo riconoscerei, però non lo conosco. Comunque ha scosso tutto il paese questo. Decisamente, sì. Se un bambino arriva a quel punto di andare a togliere dei indumenti, vuol dire che qualcosa non va a livello di famiglia. Mi dispiace per lui, per la famiglia. Tragedia. Mamma mia. Niente, stamattina mi sveglio dopo il lavoro e sento dire che questo ragazzino è stato, cioè penso sia rimasto incastrato mentre cercava di prendere le cose. Mi dispiace perché Figaro, poverino, un bambino di 10 anni, cioè è brutta una situazione così. Non so a cosa sia dovuto, se magari era situazione di povertà alla famiglia, più che altro, cioè in questi casi bisogna stargli dietro, capito? A un figlio, a una famiglia, è tutto quanto. Ma è una notizia che qua a Boltiere alla fine è una cosa che non succede mai, perché Boltiere qua è un paesino della Bergamasca, succede una roba del genere, succede una volta all'anno. Non ho parole. Sono rimasta troppo male stamattina quando ho sentito il Gazzettino Padano. Grossa tragedia, sì, mi dispiace.